Basta. Guarda il telefono davanti, vedi? Partite tutti da destra. Paolo che sta davanti, vada Chierro, chi sta di Chierro vada avanti. La mettiamo sul gruppo. Ma siamo qua a gridare la vergogna di milioni di italiani imbufaliti. Mentre Renzi va a fare il fenomeno a incontrare banchieri e finanzieri in Svizzera, la Corte Costituzionale, con una scelta solo politica, cancella il diritto degli italiani di eliminare una schifezza come la legge Fornero. Siamo qua a dire che non ci arrendiamo e, per rispetto nei confronti di questi italiani, con oggi depositiamo sia alla Camera che al Senato delle proposte di legge della Lega per annullare l'infame riforma Fornero. E invitiamo anche tutte le altre forze politiche, da destra a sinistra, a darci una mano, perché se è impedito il voto agli italiani, se il Parlamento serve ancora a qualcosa, noi ci aspettiamo che, finita la panzana della legge elettorale, il Parlamento si occupi di cose serie, quindi della nuova riforma delle pensioni proposta dalla Lega. Ieri c'era la Le Pen in Italia, lei l'ha vista, vi siete sentiti? Sì, sì, mi sono visto con Marine Le Pen, perché stiamo preparando un'altra Europa, stiamo preparando un'altra Italia qua, che sia meno ipocrita e più concreta rispetto a quella di Renzi, e un'Europa più libera dalle banche, dall'immigrazione clandestina, dalle grandi lobby. E l'alleanza con Marine Le Pen è fondamentale. Il voto di domenica in Grecia penso che possa essere un passo in avanti, un calcio nel sedere agli eurocrati che ci hanno portato in queste condizioni. A proposito di questo, proprio la leader del Front Nazionale ha dichiarato che sarebbe contenta, cioè si augura che vinca Tsipras. Anche lei condivide questa visione? Chiunque sia contro le politiche della fame, della disoccupazione, dell'immigrazione incontrollata è un nostro alleato, quindi spero che in Grecia vincano in Grecia e non i servi di Bruxelles e di Berlino. Quindi Tsipras? Anche. Grazie, viva! Secondo giro! Ma possiamo fare un'altra domanda sul Quirinale? Lei doveva incontrare Silvio Berlusconi e invece ha annullato l'appuntamento a Arcore. Come mai non vi trovate sulla candidatura del Presidente? Finché Forza Italia fa la stampella di Renzi non è possibile nessun dialogo con la Lega, e se i nomi per il Quirinale sono quelli che leggiamo, Prodi, Veltroni o Amato, non avranno i voti della Lega neanche sotto ricatto. Voi ce l'avete un candidato? Sì, lo tireremo fuori all'ultimo momento. Sarà una persona libera, indipendente, non di sinistra e pronta a difendere gli italiani e non a inginocchiarsi a Bruxelles, come invece Napolitano ha fatto per troppi anni. Ma sull'Italicum alla fine la linea è passata, e quella del premio? È passata una legge elettorale indegna, imbarazzante, da regime, perché Renzi è uomo da regime, sorride ma è pericolosissimo, e quindi faremo di tutto per mandarlo a casa il prima possibile. Salvini, ma dopo la legge elettorale pare che la lista non Berlusconi comunque. Chi tiene in piedi il governo Renzi non può pensare di dialogare con la Lega, a nessun livello.